Gamescom 2023, siamo a Colonia, non siamo all'interno della fiera perché Asus in realtà ha scelto una sua location separata per i suoi annunci, che sono stati parecchi, alcuni dei quali molto interessanti. In particolare mi riferisco ai tre nuovi monitor, OLED e QD OLED. Quello che vedete qui al mio fianco è uno dei tre. Quello forse che mi è piaciuto di più è sicuramente al momento quello che mi ha colpito davvero, sia per la qualità dell'immagine che in generale per la sua costruzione e per tutto quello che ci gira intorno. È davvero un monitor fantastico ed è il nuovo ROG Swift OLED PG32 UCDM, monitor QD OLED da 32 pollici, risoluzione 4K, ma davvero una qualità di immagine spettacolare. Guardate questa finitura frontale che è lucida, ma ha un trattamento antiriflesso super efficace. Qui siamo pieni di luci LED intorno, anche puntate contro il monitor, e praticamente sono impercettibili. Un prodotto particolare perché, a parte le sue caratteristiche tecniche che vi ho appena detto, quindi 32 pollici, 4K, QD OLED con un picco di luminosità di 1000 nit, quindi certificato HDR 1000 e True Black 400, davvero un prodotto che dal punto di vista tecnico non ha nulla che invidiare ai migliori monitor sul mercato e forse entra di prepotenza a farne parte, ma ovviamente un pannello QD OLED che non viene prodotto da Asus, possiamo dirlo, secondo me è probabilmente al 99% prodotto da Samsung, che però qui è stato, diciamo, ottimizzato grazie a tutta una serie di implementazioni, come ad esempio un dissipatore presente nella parte posteriore che permette di ottenere innanzitutto un picco di luminosità superiore e di mantenerlo anche per più tempo, e poi in generale, mantenendo freddo tutto quello che ci sta dietro e il pannello stesso, riesce anche a ridurre di molto la possibilità di burn-in. Tra l'altro, se io mi metto qui sento anche l'aria che esce, probabilmente c'è anche una ventola. Quindi davvero un prodotto che è stato pensato anche per resistere tanto nel tempo a quelli che sono i difetti tipici, diciamo così, dei pannelli OLED. Davvero fighissimo. Tra l'altro anche il design è molto bello. Questa parte frontale ovviamente ricorda moltissimo il suo fratello minore, il 27 pollici, che era già stato annunciato lo scorso anno, con questo piedistallo super solido, mega pesante, che proietta tra l'altro anche il logo ROG qui alla base, e un back che è altrettanto ben realizzato sia per quello che riguarda i materiali che per il design. Ovviamente non manca la compatibilità con Nvidia G-Sync e FreeSync invece per quello che è la tecnologia AMD, ma passiamo al modello da 49 pollici che troviamo qui alle nostre spalle. ROG Swift OLED PG49 VCD, questi nomi sono sempre incredibili, non ve li ricorderete mai, ma è il modello da 49 pollici ultra wide 32 noni, un prodotto anche qui con un pannello QD OLED. Siamo ovviamente su una tipologia di monitor differente rispetto al flat 32 pollici che abbiamo appena visto. Questo è un 49 pollici curvo, non è curvissimo, diciamo così, la curvatura, diciamo, 1000R, quella di alcuni monitor curvi, è molto più, diciamo, pronunciata. Qui siamo su un 1800R, quindi un curvo non curvissimo, appunto 32 noni, comunque tantissimo spazio a disposizione sullo schermo per posizionare le nostre finestre, ma anche comunque una visuale decisamente ampia quando ad esempio giochiamo. Anche qui abbiamo il Heat Sink, quindi il dissipatore custom che abbiamo appena citato per il modello a 32 pollici, quindi prestazioni assicurate a livello di picco di luminanza e anche di diciamo resistenza al burn-in, come in precedenza abbiamo detto, grazie a questo dissipatore che raffredda molto il pannello. 1000 nit di picco come prima, 144 Hz invece per quello che riguarda il refresh rate, e un tempo di risposta di soli 0,03 millisecondi. Davvero molto interessante. Tra l'altro tutti i prodotti escono calibrati di fabbrica, con copertura al 99% per lo standard colore DCI-P3, anche qui display HDR True Black 400, quindi garantisce comunque una grandissima profondità dei neri, e come prima non manca poi la compatibilità con Nvidia G-Sync e AMD FreeSync. E chiudiamo con il terzo monitor annunciato oggi da Asus qui a Colonia. Si tratta del ROG Swift OLED PG34 VCDM. Anche qui si tratta di un monitor wide, come vediamo, 34 pollici di diagonale, risoluzione 1440x3440 pixel, raggio di curvatura 800R, quindi comunque
una curvatura abbastanza pronunciata che ci permette di rendere la nostra esperienza di gioco sicuramente più immersiva. È un monitor OLED, non QD OLED come i due appena visti, quindi una tecnologia leggermente differente, comunque un pannello di qualità davvero davvero ottima. Come per i due pannelli appena visti, poi abbiamo anche qui il sistema di dissipazione particolare in grafite di cui vi ho già parlato, che serve appunto per ottenere gli stessi risultati, quindi ridurre al minimo le possibilità di burn-in e migliorare la resistenza ai picchi di luminosità, che qui tra l'altro sono superiori rispetto ai due monitor precedenti perché arrivano fino a 1300 nit. Tra l'altro, una cosa che non vi ho detto ma che vale anche per gli altri due monitor è che per la prima volta Asus introduce su questa linea di monitor gaming la funzionalità KVM, ovvero la possibilità di attaccare mouse e tastiera direttamente al monitor e poi comandare con questi mouse e tastiera tutti quanti i device che voi collegate al monitor. Quindi potete attaccare ad esempio il vostro desktop di casa, il vostro notebook e semplicemente switchando tramite il tastino che trovate qui sotto potete passare appunto dalla visualizzazione del desktop a quella del notebook e al contempo verrà spostata anche diciamo l'operatività di mouse e tastiera che potrà passare da uno o all'altro dispositivo in maniera totalmente fluida e senza bisogno di staccare i cavi e riattaccarli e risincronizzarli con uno o con l'altro prodotto. Tra l'altro sia questo 34 pollici che il 49 offrono anche un connettore Type-C che permette sia di collegare sorgenti esterne, quindi poi di visualizzare le informazioni al monitor, che di ricaricare eventuali dispositivi esterni con una potenza massima di 90 watt. Ovviamente anche per questo 34 pollici compatibilità con G-Sync e FreeSync invece di AMD, per tutti quanti questi prodotti non abbiamo ancora indicazioni riguardo disponibilità e prezzo, o meglio dovrebbero arrivare tra la fine di quest'anno e l'inizio dell'anno prossimo, ma per i prezzi siamo ancora nell'oblio totale. Non appena avremo queste informazioni ovviamente non mancheremo di comunicarvele tramite il nostro sito. Continuate a seguirci, iscrivetevi al nostro canale e attivate la campanella di notifiche. Ciao!